Siamo con Gian Maria Pace, portavoce provinciale dei giovani di Rifondazione, e chiediamo a lui quali sono gli appuntamenti della prossima festa, della prossima libera festa, la 20ª del nostro partito, e quale sarà lo spazio dei giovani alla festa. Ci dici qualcosa in merito? Sì, certamente. Beh, diciamo che come giovani comunisti abbiamo cercato di organizzare quelle che sono le serate musicali, o comunque sia degli spettacoli all'interno della festa di Liberazione, che quest'anno svolgeremo dal 5 al 16 di agosto sempre a Zinola. 12 giorni di spettacoli, tra cui anche 2 serate di teatro, altre serate invece legate ai concerti, cercando di coinvolgere gruppi locali di Savona. Anche quest'anno inoltre avremo la felice disponibilità dei gang che, come l'anno scorso, verranno a suonare a questa edizione della festa, precisamente il 13 di agosto. Inoltre avremo a disposizione uno stand nel quale forniremo materiale politico legato soprattutto chiaramente alla vita del partito, ai giovani comunisti come organizzazione politica interna di Fondazione Comunista, per diversi motivi, nel senso che abbiamo chiaramente la necessità di coinvolgere maggiormente in un'azione politica le giovani generazioni, cercando di slegare l'idea della politica come un qualcosa legato al parassitismo che alcune organizzazioni vorrebbero legare alla partecipazione democratica e quindi alla partecipazione politica. Quindi cercando di proporre anche una piattaforma di contenuti, di progetti e di proposte. E questo diciamo, stiamo riuscendo a farlo, soprattutto riusciamo a coinvolgere anche giovani vicini al partito, ma non iscritti. Da questo punto di vista è stato utilissimo chiaramente un apporto, diciamo così, multimediale con le nuove generazioni, quindi attraverso il nostro profilo di Facebook, il nostro Vuoi sito. ricordarci il sito Il internet? sito ISI è www.ggsavona.it. Grazie. Su Facebook invece siamo sulla pagina Giovani Comunisti Savona. E in più adesso questo progetto che stiamo cercando di portare avanti, di queste piccole brevi interviste, di modo tale che anche l'ascoltatore, la persona che vede poi l'intervista, ha la possibilità di scriverci sia su Facebook sia sulla nostra casella di posta elettronica, cercando magari di intervenire o comunque sia proporre argomenti. Ecco, cosa vi proponete di fare invece alla festa in concreto? Avrete un vostro Sì, come stand? dicevo prima, avremo un nostro stand, lì spazio alla fantasia, dai panini alle piadine, la sangria, tutte queste cose che possono comunque sia essere anche utili, soprattutto perché, come dicevo prima, cercando di legare i giovani anche all'idea stessa della festa, abbiamo necessità di costruire proprio un qualcosa di concreto che possa, come dire, attirarli, non solo lo stand, i nostri contributi, ma anche chiaramente i concerti che verranno svolti, organizzati chiaramente poi dalla GG. Cosa diresti ad un giovane che vede questo filmato e che è minimamente convinto, dell'essere comunista o comunque del sentirsi contro questo sistema? Non convincerlo, diciamo, ad aderire, ma per, in qualche modo motivarlo a continuare a essere tale, quindi magari ad avvicinarsi pian piano anche a noi. Beh, diciamo che potrebbero essere tante le cose che gli si potrebbe dire. Se già un giovane che comunque sia una sua, è già formato, diciamo, politicamente parlando, anche attraverso, come dicevo prima, i nostri siti, ha la possibilità magari di esporci le proprie idee in modo tale da costruire un confronto. Poi, se ha anche volontà, io direi di venirci a trovare anche alla festa, in modo tale che parlando di persona, vedendo come lavoriamo, quali sono le nostre attività, la nostra linea politica,
che comunque sia chiaramente coincide con la linea del partito, sia per quello che riguarda la politica locale, sia per quello che riguarda la politica nazionale, direi anche di venire a trovarci senza nessun problema, anche in federazione, ma soprattutto poi durante la festa, che penso sia il momento più idoneo, diciamo. So che i giovani comunisti sono impegnati anche sul fronte di una nuova aggregazione sociale a Savona. Due parole su questo? Beh, diciamo che anche su questo fronte, anche con altre associazioni, stiamo cercando di costruire uno spazio aggregativo a Savona che coincide poi con le vecchie aree del Canile. Qui dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione comunale, in special modo poi il nostro assessore Costantino, che si è impegnato profusamente in questa opera. Recentemente sono stati finiti i lavori di ristrutturazione del locale. Con questa associazione abbiamo già fatto un piccolo sopralluogo, tanto da vedere come sono le aree, quali possono essere gli ulteriori lavori da svolgere. C'è già un'idea anche su quello che si potrebbe fare al suo interno. Non vuole essere sicuramente uno spazio vuoto fine a se stesso, ma di aggregazione per la stessa parola. Oltre ai concerti che potrebbero essere fatti al suo interno, si parla anche sicuramente di un'attività culturale, quindi legata per esempio anche alla presentazione di libri, incontri politici, e soprattutto vuole essere un'occasione per cercare di tessere dei rapporti con l'intero quartiere di Certo. Legino. Questo riteniamo che sia una cosa estremamente importante da fare. Ci ripeti solo la data del concertone dei gang? Il concertone dei gang, 13 agosto, alla festa di Zinola di Rifondazione Comunista. E se dovesse Se piovere? dovesse piovere, quest'anno ci siamo cautelati, avremo a disposizione gli spazi del palazzetto dello sport di Zinola, quindi il concerto si farà in Si qualche fa modo, sì. comunque. Grazie Gian Maria, a Quindi niente. presto.